Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Primo tempo tra Boca Junior e Maledetti, 1-0 a favore del Boca Junior. Seconda giornata, School Cup, targata SK dell'Elio Vittorini. Vediamo l'arbitro, fa un po' di stretching visto il freddo. Ragazzi, numero 7, Tondo. Conducete 1-0, ma è poco. È poco. Sì, che ne pensi? Difficile, loro sono molto bravi a soprattutto nella fase difensiva. Cerchiamo di tirare da fuori ora. Cerchiamo di incrementare il vantaggio. Comunque 1-0 ne potevate fare qualcuno di più secondo te? Sì, penso che le occasioni le abbiamo avute, però il portiere è bravo. Qui dobbiamo tirare di più secondo me. Cercare magari qualche, non tanto per segnare, ma qualche tapin sotto porta, qualche sì, deviazione. Quello. Perfetto, in bocca al lupo al Boca Junior per il secondo tempo. Vediamo che il mister, capitano Salvarezza, dà le indicazioni per il secondo tempo. Vediamo. Ragazzi, 1-0, come sta andando? Male, malissimo. In attacco non ci siamo proprio. Non riusciamo ad attaccare e a fare azioni come nell'altra partita. È un peccato anche perché a dire degli avversari vi difendete molto bene, siete molto forti in difesa. Lo so, ma infatti il problema è solo quello di trovare il gol. Manca il bomber. Sì, sicuramente. Questo bomber c'è e non è venuto o non, lo dovete ancora trovare? Essere... All'interno di voi. Dovrebbe essere tra noi, però per ora non sta funzionando. Vediamo, Salvezza, lo sputacchiere pazzo. Veramente. Grandi interventi per te, grande grinta, però manca il gol. Sto cagando in mezzo al campo, scusate. Per favore. Scusate. Comunque manca il gol. Potresti essere tu l'uomo gol o preferisci qualcun altro? Chiediamo a chi più di dovere e ti faccio sapere nella prossima intervista. Perfetto, se ho allora bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. Hai partita School Cup che vedeva affrontarsi i Maledetti contro i Boca Juniors, partita che finisce sul risultato di 2-2, quindi di pareggio. Vediamo qui i migliori in campo con Sarnataro dei Maledetti e Piscopo dei Boca Junior che alla fine con un guizzo riesce a portare la squadra sul risultato del pareggio. Cosa il primo tempo un po', diciamo, squadre un po' contratte, cosa è cambiato nel secondo tempo? Abbiamo avviato confidenza, abbiamo fatto, diciamo, il primo tempo abbiamo lasciato nessun gol agli avversari, il primo tempo, però alla fine siamo partiti a raggiungere e sorpassare. Poi abbiamo nel finale siamo riusciti a sciuffare il gol pareggio. A chi vuoi dedicare il tuo gol del pari? La mia fidanzata che è in panchina. Che si chiama? Francesca. Grazie a Piscopo. Ora passiamo al migliore in campo, autore di uno splendido gol, grande rovesciata per lui, a Sarnataro. Cosa vi è mancato per mantenere il risultato? Alla fine avete subito un gol da Piscopo che vi ha tolto la vittoria. Sì, è stata una disattenzione dopo una partita difensivamente quasi perfetta. Proprio all'ultima azione, un'azione confusa in aria e anche un po' di fortuna hanno trovato il gol su disattenzione difensiva, però non c'è niente da recriminare, non possiamo rimproverare niente ai difensori, hanno fatto una grande partita. Cosa hai pensato quando hai fatto quello splendido gol di rovesciata? Niente, non, era solo la gioia del pareggio e speravo di segnare anche subito dopo, naturalmente. Ti vuoi dedicare a qualcuno? Sempre alla squadra, perché in difesa sono stati eccezionali. Ok, benissimo. C'è una domanda dallo studio, scusami, volevamo chiedere, dopo la prima partita che ha visto l'assenza del capitano Salvarezza, lui è un personaggio simpatico, brillante, ma in campo effettivamente la sua carica si sente? Vabbè, in questa seconda partita il fatto è che lui è quello che comunque dà molto più equilibrio alla squadra, al centrocampo, ci dà grinta, ci carica e quindi magari non si vede tanto durante la partita, ma noi che siamo i suoi compagni lo sentiamo e lo sappiamo bene. Perfetto, allora in bocca al lupo per il proseguimento del torneo ai Maledetti. Saluto da Andrea Boateng, il Kennedy Stadium, Sergio Stanziano, alla prossima.